C'è una carenza di circa l'80% al Tribunale di Gela, come intendete far fronte a questa carenza? No, sugli organici il Ministero sta lavorando sia per quanto riguarda insieme al CSM i magistrati, e quindi oggi invece stanno coprendo tutti i vuoti, e rimangono delle criticità sul personale amministrativo. Quindi non so se lei nella sua domanda si riferiva al personale amministrativo o ai magistrati, che sui magistrati col CSM sono stati coperti i posti. Per il personale amministrativo proprio in questi giorni usciranno le graduatorie del nuovo concorso che è stato bandito, sono 800 posti e diventeranno 2000. Pensiamo in 2 mesi di poter concludere la procedura concorsuale e ci auguriamo entro la fine dell'anno di poter fornire 2000 persone agli uffici giudiziari, tra cui quindi anche al Tribunale di Gela. È un tribunale sul quale il Ministero intende investire, vista la criticità, vista anche la particolarità geografica, ma anche le competenze specifiche su un territorio che è un territorio particolare, dove il presidio di legalità deve essere sempre rafforzato, e quindi tutti gli sforzi del Ministero della Giustizia saranno concentrati su territori come quello di Gela, che merita una risposta efficace e anche come risorse e come investimenti dal punto di vista strutturale. Il distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta deve rimanere, non c'è nessuna intenzione allo stato del governo di intervenire su questi sui distretti. Caltanissetta parte la competenza l'articolo 11 che ha su Palermo, ma tutta una serie anche di lavoro che stanno facendo sulla criminalità organizzata, la risposta che la magistratura ha dato su tanti temi e anche il funzionamento di questi uffici giudiziari, penso che si debba continuare con questi modelli e non quindi vedere e parlare quindi di modifiche. In che maniera pensate di risolvere la vicenda del Tribunale di Gela, che a tutt'oggi è abusivo? E la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa interviene mettendo dei paletti, dice il Comune ha fatto bene a non pagare perché le indennità erano troppo alte. Quindi oggi, secondo me, come dice, noi dobbiamo rispettare le sentenze, è giusto che quei cittadini che si sono visti espropriare il loro terreno siano pagati, perché questo, abbiano diritto a un indennizzo, però è giusto anche che l'indennizzo sia proporzionato, sia equo e sia liquidato secondo dei criteri oggettivi. Mi sembra in questa questione, dagli atti che ho potuto leggere, che in realtà si contestava una perizia e una liquidazione troppo alta che aveva portato il Comune a non pagare quell'indennizzo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa dice oggi vanno pagato ed è giusto pagare, ma il prezzo deve essere, l'indennizzo deve essere equo, e quindi detta già dei criteri. Io penso che le parti possano trovare un accordo nel soddisfare chi si è visto privare di un terreno, ma nello stesso tempo di non pensare che uno possa sopravvalutare un terreno, ma la procedura espropriativa pone dei paletti, e quindi un indennizzo è giusto che sia dato, ma che sia equo, che sia proporzionato, e quindi che non si possa pensare a una eccessiva liquidazione. Quindi penso che il giudice abbia dettato dei paletti. Per quanto riguarda il Ministero che è stato chiamato in causa, lavoreremo perché si arrivi a un accordo e a una conciliazione. Insomma, non verrà demolito il Tribunale di Gela? No.